Azione. Prendiamo ora in considerazione quest'altro fenomeno. Abbiamo un circuito elettrico costituito da due bobine collegate tra loro in serie, l'alimentatore e un interruttore. Accendendo l'alimentatore e l'interruttore si produce, grazie alle due bobine attraversate da corrente, un campo magnetico che è diretto lungo l'asse delle due bobine. Questa quindi è la direzione del campo magnetico che si produce quando accendiamo l'interruttore e facciamo passare corrente all'interno delle bobine. Introduciamo ora una terza bobina che non è collegata all'alimentatore, bensì al galvanometro. La introduciamo con il suo asse diretto parallelamente all'asse del campo magnetico. In questo modo, accendendo l'interruttore, osserviamo il passaggio di corrente indotta. Spegnendo l'interruttore, osserviamo di nuovo il passaggio di corrente indotta. Se ora ruotiamo leggermente la bobina in modo che il suo asse formi un angolo non nullo con la direzione del campo magnetico, la corrente indotta è di intensità minore. Se infine andiamo a disporre la bobina con il suo asse perpendicolare alla direzione del campo magnetico, osserviamo che il passaggio di corrente non c'è più. Accendendo o spegnendo l'interruttore, l'indice del galvanometro segna sempre zero. Ripetiamo, asse della bobina parallelo alla direzione del campo magnetico, corrente indotta di grande intensità. Per asse della bobina con angolo di 45 gradi rispetto alla direzione del campo magnetico, corrente indotta di intensità minore. Asse della bobina perpendicolare alla direzione dell'angolo del campo magnetico, corrente indotta nulla. Vediamo quindi che la corrente indotta non dipende soltanto dalla rapidità con cui il campo magnetico varia, né soltanto dal numero delle spire della bobina, ma anche dalla direzione che si forma tra l'asse della bobina e la direzione del campo magnetico. Cerchiamo ora di formalizzare quello che abbiamo visto attraverso alcuni concetti. Ricordiamo che cos'è il flusso del campo magnetico attraverso una superficie. Esso si definisce come il prodotto dell'intensità del campo magnetico per l'area della superficie per il coseno dell'angolo alfa. Ricordiamo che cos'è l'angolo alfa. Abbiamo qui rappresentato alcune linee di un campo magnetico. Se noi consideriamo una spira di area A attraversata dalle linee di campo, alfa risulta essere l'angolo formato tra la normale alla superficie della spira e le linee di campo. In questo caso l'angolo alfa vale 0, in questo caso l'angolo alfa vale 90 gradi. Ricordiamo che il flusso del campo magnetico attraverso la superficie esprime sostanzialmente il numero di linee di campo che attraversano quella superficie. Vediamo che se l'angolo alfa è 0, tutte le linee di campo che abbiamo disegnato attraversano la superficie. Viceversa, se l'angolo alfa è 90 gradi, nessuna linea di campo attraversa la superficie. Capiamo quindi come mai quando l'angolo alfa è 0, il flusso del campo magnetico attraverso quella superficie ha il suo valore massimo.
Viceversa, quando l'angolo alfa vale 90 gradi, il flusso è zero. Capiamo quindi perché nell'ultima delle esperienze che abbiamo svolto, quando l'angolo alfa è zero, abbiamo osservato la massima corrente indotta. Viceversa, quando l'angolo alfa è 90 gradi, abbiamo osservato corrente indotta uguale a zero. Nelle esperienze che abbiamo eseguito, però, abbiamo utilizzato non una singola spira, bensì una bobina. Allora, quando abbiamo a che fare con una bobina che ha un certo numero di spire, il flusso viene definito semplicemente moltiplicando B per A per cos alfa per il numero n di spire della bobina. In questo modo possiamo ripetere tutte le osservazioni fatte per la singola spira con una bobina, che sarà sistemata con angolo alfa uguale a 0 oppure con angolo alfa uguale a 90 gradi. Se scriviamo il flusso in questo modo, ci accorgiamo che esso in pratica riassume quello che abbiamo visto in questa esperienza, perché in questa esperienza abbiamo osservato la produzione di corrente indotta ogni volta che variava almeno una di queste grandezze. Abbiamo fatto variare l'intensità del campo magnetico nelle prime due esperienze, abbiamo fatto variare il numero di spire della bobina nella terza esperienza e abbiamo fatto variare il prodotto A cos alfa, cioè l'area vista dal campo, nella quarta esperienza. Concludiamo quindi che c'è corrente indotta non solo perché c'è un campo magnetico, ma c'è corrente indotta se varia almeno una di queste grandezze, cioè c'è corrente indotta ogni volta che il flusso del campo magnetico concatenato con la bobina varia nel tempo. Tutto questo è stato formalizzato in una legge fisica nota come legge di Faraday-Neumann. La legge ci dice che ogni qualvolta il flusso del campo magnetico varia nel tempo, ai capi della spira o della bobina si produce una differenza di potenziale, che viene chiamata differenza di potenziale indotta. Naturalmente poi, poiché la bobina è un conduttore, se ai suoi capi viene applicata una differenza di potenziale, in essa circolerà una corrente secondo la legge di Ohm che già conosciamo. Questa corrente prende il nome di corrente indotta ed è la corrente che abbiamo osservato nelle esperienze eseguite.